Coniugare lo sport all'industria nel 2010 com'è possibile? È possibile tenendo conto che l'impresa è uno strumento attraverso il quale si crea valore economico e valore sociale. Credo che l'equilibrio tra questi due valori sia il motivo per il quale è opportuno parlare di sport anche nel sistema delle imprese, laddove spostare troppo l'asse sull'aspetto economico sicuramente distorce un equilibrio che deve esserci tra le due creazioni di valori. Questo è un ateneo che forma manager e imprenditori e quindi credo che sia particolarmente importante far capire che i valori, i principi dello sport sono dei valori e dei principi che, compreso la meritocrazia, la competizione, attengono il mondo dell'impresa. Quindi non è un esercizio accademico, è una realtà delle cose. Professor Fontana, perché la LIUISS crede in questo progetto? Beh, crediamo in questo progetto perché è un progetto che ha una lunga vitalità. Questo del nostro MBA è una vitalità che è stata testimoniata dai successi nel mercato del lavoro, nel mercato dei giovani laureati, ma anche da parte delle istituzioni e delle strutture di rating. È evidente che dobbiamo tenerlo costantemente aggiornato in modo da tenere allineate le competenze che andiamo a sviluppare con le esigenze del mercato del lavoro. Questo è il nostro progetto e il nostro impegno è anche quello di continuare a fornire servizi e competenze per le imprese a vantaggio dei giovani che frequentano questi corsi. Abbinare dunque quindi le imprese allo sport, questa può essere anche la chiave in questo periodo di crisi economica? Beh, direi che questo lo facciamo sia per l'attenzione che hanno queste, soprattutto i giovani che frequentano questi corsi, un'attenzione allo sport, soprattutto in un ambiente come questo della LIUISS, dove esiste una struttura sportiva e quindi le iniziative dei giovani in questo senso trovano anche un buon humus.